Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come rimuovere un rumore all'interno di una foto, appunto con Photoshop. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho importato una mia foto, volutamente proprio scattata male. Come vedete c'è tantissimo rumore all'interno della nostra foto, ed ora andremo a vedere come cercare di sistemarla il meglio possibile. Premetto che non si fanno miracoli. Se una foto è venuta purtroppo scattata male, si può solo cercare di sistemarla un po'. Non ci si deve aspettare sicuramente dei risultati strabilianti, però insomma qualcosina si può andare a fare. Quindi per prima cosa importiamo appunto la nostra foto. Io vado a duplicare il mio livello, poi clicco tasto destro del mouse e lo converto in un oggetto avanzato. Ora andiamo ad applicare il primo filtro, quindi andiamo su filtro, disturbo, e andiamo a fare riduci disturbo. Come vedete lui ci darà la nostra anteprima. Qui abbiamo quattro parametri: l'intensità, che praticamente è quello che va a ridurre il nostro disturbo, come vedete qui è a 0, quindi sarebbe la foto naturale. Noi man mano che andiamo ad aumentare il nostro parametro andiamo a sfocare leggermente, vedete, il nostro disturbo. Quindi in base alla vostra foto, in base al disturbo che ha la vostra foto, andate a regolare la vostra intensità. I particolari io di solito li tengo a 0, perché se li andiamo ad aumentare, come vedete, ci sgrana completamente la foto. Quindi anche qui guardate voi in base alla vostra foto, ma io in genere comunque preferisco tenerli a 0. Riduce disturbo colore è qualora avessimo della sovrapposizione di colori all'interno della nostra foto. Quindi come vedete, da 0 a 100 nel mio caso cambia poco. Tenetela al 100%, così siete sicuri che nel caso abbiate sovrapposizione di pixel di colori, insomma, questo ve lo va a ridurre. I particolari idem. Se noi li andiamo ad aumentare, come vedete ci sgrana completamente la nostra foto, quindi anche questo io di solito lo lascio a 0. Quindi una volta settati i nostri parametri facciamo ok. Se adesso andiamo a fare un prima e dopo, come vedete già qualcosina è migliorato. Ora andiamo ad applicare un secondo filtro, quindi torniamo su filtro, questa volta andiamo in sfocatura e andiamo a fare sfocatura superficie. Anche qui come vedete abbiamo raggio e soglia. Più andiamo a aumentare la soglia, più andrà a sfocare la nostra immagine, di conseguenza se aumentiamo il raggio andrà ad aumentare il raggio di sfocatura. Quindi io tengo più o meno un raggio di 5 pixel e una soglia di 4 più o meno, in modo da ottenere questo risultato. Ora ovviamente la nostra immagine risulta molto sfocata, quindi adesso andiamo a cercare di estrapolare i particolari. Quindi andiamo a duplicare il nostro livello, quindi facciamo Command J, quindi siamo andati a duplicare il nostro livello con annesse effetti di prima. Ora andiamo su filtro, altro, accentuo a passaggio. Come vedete questo filtro, se noi andiamo ad aumentare il raggio, lui praticamente ci terrà l'immagine completamente originale, mentre se andiamo a ridurre, come vedete, ce la rende completamente grigia. Quindi noi andiamo a trovare un giusto compromesso in modo da andare ad evidenziare, vedete, i particolari degli occhi, del naso, della bocca, qui dei capelli. Quindi pian piano vi spostate col cursore fino ad ottenere più o meno un risultato del genere. Dopo, ripeto, dipende sempre anche dalla vostra foto.
una volta settato facciamo ok. Ovviamente la nostra foto risulterà grigia, cosa che noi non vogliamo, quindi andremo a cambiare il nostro metodo di fusione. Quindi qui nel metodo di fusione, invece di normale, andiamo a mettere luce soffusa. Come vedete, se andiamo a fare un prima e un dopo, ci è andato ad accentuare i nostri particolari. Ovviamente possiamo andare a interagire sui nostri livelli in qualsiasi momento, cioè sui nostri livelli, sui nostri filtri. Quindi se vogliamo andare ora a modificare meglio i filtri che abbiamo applicato prima, ci basterà andare sul filtro, cliccarci e andare a sistemare qualora volessimo andare appunto a modificare, a rendere ancora migliore la nostra foto. Come vedete, se ora andiamo a fare un prima e un dopo, questo è il prima, questo è il dopo. Maggior parte del disturbo ovviamente è stato tolto. Ripeto, non è che si facciano miracoli, purtroppo se una foto è rovinata e che ha molto rumore non si può fare tantissimo, però come vedete già da quello che avevamo prima a quello che abbiamo adesso, insomma, qualcosina è cambiato. Ovviamente se zoomiamo, adesso siamo al 200%, vediamo che comunque delle imperfezioni ci sono, ma questo è dovuto comunque all'applicazione dei filtri. Se noi stiamo su un 100% si notano relativamente. Una cosa che possiamo andare a fare è fare Command Alt Shift E, praticamente mettiamo tutti i livelli in uno. Con lo strumento sfumino andiamo leggermente a ingrandirlo con un'intensità del 30%, possiamo andare a, come vedete, a sfumare leggermente queste parti in modo da togliere queste imperfezioni che appunto hanno lasciato i filtri che siamo andati appunto ad applicare. Quindi, una volta finito di sistemare bene o male la vostra foto, questo sarà il risultato. Ripeto, non si fanno miracoli, però insomma, da questo siamo passati a questo. Ovviamente il rumore è stato molto ridotto. È chiaro che non sarà mai come una foto scattata perfettamente con una fotocamera, però possiamo andare comunque a interagire, cercare di ridurre il più possibile il nostro rumore, tenendo fede meno male all'immagine originale. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!